Bene, andiamo avanti con la pagina dedicata alla medicina, giornata mondiale del rene, oggi anche in Campania, visite gratuite nei reparti di nefrologia e vediamo il servizio che è di Valeria Capezzuto. Quest'anno la Giornata mondiale del Rene è l'occasione per ricordare a tutti che i reni invecchiano con noi, ma quando il rene è compromesso il danno è irreversibile ed è per questo che bisogna puntare alla prevenzione. Degli esperti per salvarsi i reni è sottoporsi regolarmente, almeno una volta all'anno, ad esami semplici: esame delle urine, misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e controllo della creatinina nel sangue. Per la giornata del rene, anche in campagna visite gratuite presso le unità di nefrologia. A Napoli, nel cortile dell'ospedale Vecchio Pellegrini, esami e materiale informativo presso la tenda da campo allestita dalla Croce Rossa Italiana con nefrologi e volontari dell'A All'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ottava edizione della conferenza Sopravvivere non basta, dedicata ai malati con insufficienza renale cronica. Pazienti e familiari della Campania che negli ultimi 12 mesi hanno avuto la possibilità di usufruire gratuitamente del supporto psicologico grazie all'iniziativa Un aiuto per chi aiuta. Progetto primo in Italia finanziato dalla Regione Campania, coordinato dalle psicologhe dell'Associazione Lagradiva di San Giovanni. Giorgio Acremano, con la collaborazione della Fondazione Italiana Rene e dell'Associazione Nefropatici e Modializzati Regione Campania, impegnati ora a dare continuità a questo modello di supporto che si è dimostrato fondamentale per i malati e le loro famiglie.